meteo un po' balengo, nel senso che sono uscita stamattina per andare in palestra e al sole si stava benissimo, caldo, stupendo. Adesso sono in casa e ho freddo, fuori vedo gente con la giacca, quindi vuol dire che fa di nuovo freddo. Molto bene. Stasera io ho una festa di compleanno. Che caspita mi metto? Niente di formale, ovviamente, però eviterei di aprire. Devo mettere a posto lì dietro, sì, lo so. Eviterei di aprire l'armadio vestiti. Allora, ho scelto questa camicetta di Dixie, un po' frou-frou, che metterò con i jeans Replay, sopra magari una giacchettina e come scarpe qualcosa di... Fa freddo, posso mettermi gli stivaletti senza nessun problema. Borsetta Yves Saint Laurent Vintage, lì potete vedere il mio apparecchio per la pressoterapia e lì le cose che devo mettere a posto. Ok, mancano solo più le scarpe, che a sto punto adesso vado a vedere. Ok, ho cambiato idea perché voglio mettere queste scarpe di Max & Co. E quindi metterò camicia di jeans su jeans, giacchetta nera, borsetta nera. E basta, boh, sì, cambiato idea perché tanto fa freddo, quindi è inutile che mi metta quella camicia lì che è tutta leggerina e svolazzante. Ah, problemoni, problemoni. La temperatura gelida, anche queste potrebbero essere un'opzione ok per la serata. Dopo vedo cosa mi ispira di più. Ok, doccia fatta, ho cambiato blazer perché quello che avevo scelto, che è il blazer della mia laurea, non mi si chiude, quindi ho cambiato, ma direi che sarebbe proprio il caso di buttarlo, anche perché io mi sono laureata ormai quanti anni fa? 20? Era un blazerino di Annie Bay, devo dire che la sua storia l'ha fatta, lo possiamo anche buttare. Non lo metto nemmeno su Vinted perché hai uno dei due laccetti dietro per fare il fiocchetto che è un po' sfilacciato, ripeto, è un blazerino vecchio che tengo principalmente perché ci sono molto affezionata. Poi vi faccio vedere tutti i trucchi che sto usando, però cioè, già lo regalerei su Vinted, che è più lo sbattimento di stampare l'etichetta e portarlo al punto che non altro. E poi comunque, appunto, l'ho già detto appunto, c'è quel fiocchettino dietro da sistemare, insomma, l'ho buttato e via. L'idea iniziale era quella di truccarmi di là, però vabbè, dico ho sistemato, però ho pensato che se mi fossi messa di là con i trucchi per terra, Diego sarebbe venuto a giochicchiare, invece qui in bagno si vede che cioè, potrebbe venire lo stesso da un momento all'altro, però è di là che gioca. E mi sembrava più neutro questo spazio. Allora adesso va mascara, poi ripeto alla fine vi faccio vedere tutto quello che sto utilizzando, tutto tutto. Partire prima dall'illuminante, secondo voi, per renderlo più delicato, cioè nel senso lo metto sotto e poi sopra invece vado a mettere blush e terra, una strunzata. Non è male, dai. Velocissimamente, c'è un sacco di Nabla, ma non solo. Skin Realist Nabla colore 2 fondotinta. Per le sopracciglia, Nabla Nabla, abbiamo Lift and Fix e Brow Divine nel colore Neptune. Dopodiché, per gli occhi, ho messo. Questa è l'unica cosa che mi sono comprata. Not gifted, scusate. Bobbi Brown Forest Sparkle Eyeliner. E sotto un po' di luminosità con Puro Bio Long Lasting. Questo colore si chiama. Non lo so, questo qui. Mascara The Longer the Better di Laila. Dopodiché ho la cipria Isadora, illuminante Nabla Crown, come terra abbiamo Nabla Ambra e blush Lola, mentre invece sulle labbra ho messo il Naked Mauve. Passiamo adesso ai capelli.
se ho troppi capelli per tenerli lisci, però vedete cosa mi succede quando faccio, a parte che questo magari lo piego un attimino così, quando mi faccio, se vabbè, ce la possiamo fare, quando mi faccio la piega liscia ho poi comunque questo ipervolume sotto col piattume sopra e io proprio non riesco a vedermi, cioè mi piace questa parte qui ma non mi piace quella sopra, quindi me li vado a legare una codina, un qualcosa che mi dia volume sulla testa. Così, così mi vedo molto meglio. Poi prendo la piastra, la metto a scaldare. Prendo poi questo siero di pomelo, Vanilla Elixir Hair Serum, nutriente, blibli, ne metto un po' sulle mani. Lo passo sulle lunghezze, mi dà profumo e luminosità al capello. Questo lo faccio anche quando sono ricci, però prima di ripassargli la piastra quando ho la piega liscia, mi piacciono perché mi piace perché gli lascia un fantastico profumo. Che un po' qua, tanto domani lunedì li lavo, se si oliano un po' non fa niente. Ma devo dire che nel complesso sono soddisfatta del risultato e lo dico perché abbiamo tutti un po' delle giornate in cui siamo no per qualsiasi cosa, non so perché, forse perché sono sotto ciclo, nel senso che, vabbè, sapete come funziona, queste cose ormonali, oppure se perché a causa di questa cosa al ginocchio comunque non mi sto allenando come sono abituata e quindi mi sento. Poi sto continuando a mangiare dolci, pastiere da Pasqua e insomma ci sono quelle giornate, quei periodi in cui vi vedete male con qualsiasi cosa vi mettete addosso. Questo è boh, per me oggi era una giornata così, invece poi devo dire che pezzettino per pezzettino mi piace quello che è venuto fuori. Ho poi scelto queste scarpine che metterò però per la serata. Adesso che andiamo a farci una passeggiata ne metterò altre, poi vi faccio vedere quali. Comunque queste sono le scarpine che ho scelto. Questo è il giacchetto, che in realtà non sta bene con questa giacca, però non fa niente, tanto alla fine voglio dire lo teniamo da casa alla macchina, dalla macchina al locale e basta, quindi direi che no, perché sbuca un po' questa roba qui. Non mi piace troppo, mi piace troppo e si intona ai capelli che ho oggi un po'. Ecco, guarda, faccio così, così non si vede la giacchetta sotto. Problema risolto. Borsettina nera. Abbiamo detto la Yves Saint Laurent Vintage. E sono pronta per la serata. Adesso vado a cambiarmi le scarpe argento. Metto delle sneaker basse sul viola, che stanno bene con la cinturina e che con questo colore di soprabitino. E sono pronta per il pomeriggio. Poi cambierò le scarpe e metterò quelle argentate. Sono pronta anche per la serata. Borsetta mi piace un sacco come ci sta. Tolto il soprabitino, tac, nero nero. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Comunque, a volerla dire tutta, quasi quasi mi piace ancora più così che con le scarpe alte. Adesso ci penso.